Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a un nuovo video, una nuova recensione. Il film di oggi è un film d'animazione, non ne faccio tanti nel mio canale, però questi della Disney, questi qua un pochino più particolari, cioè che non sono filmetti scarsi, che sono comunque film da grosso budget, mi interessano particolarmente. Io ne guardo tantissimi, però non ne parlo molto spesso. Il film di oggi è un film del 2013, per la regia di Chris Buck e Jennifer Lee, ed è Frozen, il regno di ghiaccio. L'ultimo film della Disney, non è della Pixar, Disney Animation Studios, e praticamente arriva dopo i successi del 2011 e del 2012, che furono Rapunzel, non mi ricordo il sottotitolo del film, L'intreccio della torre, e Ralph spacca tutto nel 2012. Ralph spacca tutto su tutti i film, è proprio veramente un capolavoro. Ralph spacca tutto, è riuscito veramente a far tornare la Disney ai grandi livelli. C'era anche riuscito Rapunzel, però Rapunzel non era così bello, così possente, così carico di innovazione come è invece Ralph spacca tutto, dal quale attendo il seguito in maniera abbastanza pressante. Quindi Frozen, regno di ghiaccio. Cominciano le prime descrizioni sul film. Il film è ispirato vagamente comunque all'opera La regina delle nevi di Hans Christian Andersen, alla fiaba, e viene trasposta sullo schermo, appunto grazie alla Disney. La regista, una delle due registe femminili, Jennifer Lee, ha fatto la sceneggiatura di Ralph spacca tutto, quindi era normale aspettarsi un prodotto di grande livello. Ma che? Frozen purtroppo è un film che non funziona alla perfezione, non che mi sia dispiaciuto, ma comunque un film al di sotto di ciò che sono stati Rapunzel, Ralph spacca tutto e qualche altro, cioè negli ultimi anni la Disney non ha fatto niente di che, ha fatto filmetti molto semplici, Chick e Little, possiamo ricordare La principessa di Ranocchio, Bolt, i Robinson, film che non hanno quello spessore di grande film d'animazione come era prima, e sono tutti quanti classici, sono considerati tutti quanti dei classici questi film. Frozen, Regno di Ghiaccio è anche considerato un classico, ma non è, io sto sostenendo delle critiche veramente positive, cioè che stanno veramente esaltando questo film come uno dei migliori classici mai fatti. Ma io vi dico dove, ditemi dove è uno dei migliori classici mai fatti. Frozen è un film mediocre, che prende la sufficienza, mediocre significa un 5 su 10, ma prende la sufficienza perché diciamo gliela si vuole dare, perché Disney, perché ti forza quasi il film a dare una sufficienza, ma non è chissà che cosa, non è un film grandioso. Quelli che lo diranno, secondo me lo dicono perché ci sono le canzoncine, perché c'è il personaggio femminile, perché c'è la storia d'amore, ma alla fine se lo si guarda bene non c'è molto. I pregi ce l'ha questo Frozen, il Frozen ha un aspetto visivo, una computer grafica, un'animazione 3D spettacolare, veramente di livello incredibile, che è degna della Pixar. Nei film precedenti, non negli ultimi due perché erano veramente di grande livello, ma già da Chick and Little, Robinson, sì, c'era una grande CGI dal punto di vista dell'animazione 3D, era ottima, però non era ai livelli della Pixar. Anche lo stesso Cars, Rebel, Wall-E, Up sono di altro livello, sono la migliore animazione 3D che esiste sulla faccia della Terra, i migliori film d'animazione sia dal punto di vista artistico, tranne negli ultimi tre anni, che dal punto di vista tecnico sono dei film fatti incredibilmente. Quindi non si può criticare questo aspetto di Frozen, non si può dire ah comunque è un film anche del King of Endor, niente di che, no, anche per come è messo, per come è girato, è fatto molto bene, non è questo quello che si critica. Purtroppo perché Frozen non è uno dei più grandi film d'animazione che ci siano, e quindi secondo me è un film non eccezionale, perché è un prodotto che quando tu lo guardi ti rendi conto che, quando guardi le situazioni che susseguono, appunto il minutaggio che va avanti, ti rendi conto che quel qualcosa che il film poteva avere di potente non ce l'ha. È un film che poteva essere molto ma molto più potente. John Lasseter è nella produzione, quindi qualche mano l'avrà data sicuramente, perché John Lasseter ogni cosa che produce e che fa ci mette comunque del suo. Però quando tu vai a vedere questo Frozen e guardi il film com'è e poi finisce, tu dici però porca miseria, poteva essere molto ma molto più potente un film del genere, poteva avere veramente qualcosa di più. E cos'è una delle cose che mi ha dato fastidio? I personaggi, perché non sono dei brutti personaggi, perché le due protagoniste femminili, Anna ed Elsa, sono veramente ben caratterizzate, sono dei personaggi buoni. Purtroppo quelli che mancano di carisma sono tutti gli altri personaggi, sono troppo di contorno.
E si vede che queste due protagoniste non riescono a reggere la scena in maniera buona, ma non tanto perché hanno dei personaggi poco carismatici, perché sono molto carismatici. È il film, com'è il film appunto, com'è strutturato, che non funziona il fatto che questi personaggi siano carismatici. Olaf, hanno dedicato su di lui un trailer intero, il teaser trailer di Frozen, quindi non sapevamo questo Olaf che cosa poteva, che pressione, che presenza aveva potuto avere all'interno di Frozen. Comunque c'erano molte aspettative sul personaggio di Olaf, tant'è che quando tu vedi in qualche negozio di giocattoli o nel cartellone di qualcosa di Frozen, ti rendi conto che vedi che c'è Olaf, cioè puntano molto sulla figura del personaggio di Olaf, che è buono, ed è doppiato da Enrico Brignano, che funziona come doppiaggio. Però attorno a questo personaggio c'è una grandissima attesa, che è divertente, ha anche delle battute buone che sono le migliori del film, però non c'è questa grande cura nel rappresentarlo. L'aspetto emotivo che si intravede nel trailer per quanto riguarda il fatto che lui si comincia a sciogliere, nel film è risolto con una cosa veramente stupida, cioè è risolto così, tanto per chiuderla. Cioè, ho visto in questo film non tanto un impegno dal punto di vista della caratterizzazione dei personaggi, perché c'è un impegno nei personaggi, nei primi due, nelle due femminili, perché gli altri non ci sono, tanto nella storia. Questa storia, io non conosco perfettamente la storia della Regina delle Nevi, però non c'ha quella cosa carismatica, non è una storia che veramente ti colpisce, non è un grande film, non è quel film che tu dici wow, c'è una storia pazzesca, non è Ralph Spaccatutto, che è una storia veramente innovativa che ti lasciava attaccato allo schermo dal primo all'ultimo minuto, non è Rapunzel, che è una storia visivamente messa in scena in maniera incredibile, poi un carisma dei personaggi che era ottimo, sia da Rapunzel che quanto riguarda Flint, tutti funzionavano in quel film. Qui purtroppo Frozen, dico Rapunzel perché vorrei che fosse bello come Rapunzel, ma Frozen non è un grande film della Disney. Anche il modo in cui è messo in scena, cioè c'è una tensione narrativa che non è grande. Dal punto di vista emotivo il film poteva essere molto, molto più marcato, molto più presente da quel punto di vista. Anche il tutto l'incipit iniziale in cui ci sono i genitori che accadono cose ai loro genitori, ma dal punto di vista emotivo non c'è niente, cioè c'è poco. Avrei preferito un qualcosa. Io non riesco a percepire le sensazioni delle protagoniste se tu nell'incipit in cui dovresti introdurmi queste protagoniste, le sensazioni e ciò che hanno passato le protagoniste, non riesco ad immedesimarmici, non riesco a capire cosa hanno provato. Questa è la cosa che hanno sbagliato maggiormente i due registi, quello maschio e quello femmina, hanno sbagliato questa cosa su tutto, prima di tutte le altre cose che non funzionano. È questa la cosa principale per cui Frozen non funziona. Poi però c'è una cosa da dire, che è un grandissimo pregio che do a Frozen: la parte finale, proprio l'atto finale, la parte d'azione finale è ottimo, splendido. Quella scena, se il film fosse stato fatto tutto quanto con quell'intensità, sarebbe stato veramente uno dei migliori classici Disney degli ultimi anni. Ma quella scena finale, Frozen guadagna un punto in più, guadagna una stella in più, perché è rappresentata con un silenzio, con una tensione che sai che andrà in un certo modo, però come è fatta non me l'aspettavo, visto tutto il film che ho visto fino a quel momento. Quindi complimenti per questa cosa, però non lo salvo in tutto e per tutto solo per questa scena. Che dire, è un musical della Disney, ci siamo, ok, va bene, cantano nel film, va bene, è ovvio che cantano, ne abbiamo visti tanti, alcuni molto buoni. Ma se tu mi fai un film musical della Disney, non puoi interrompermi il canto a un certo punto del film e poi per gli ultimi 40 minuti non cantare più. Non puoi abbandonare quello stile e passare ad un altro, perché fino a poco prima cantavi anche ogni singola cosa che accadeva nel film. Lei prende un bicchiere, oh il bicchiere! No, cioè non può andare così. Tu devi mantenermi omogeneità in tutto il film, nella parte finale di film, non negli ultimi 40 minuti, perché il film dura 1 ora e 40, quindi la prima ora è tutta cantata. Gli ultimi 40 minuti non ho trovato più una canzone e non ho trovato più, quasi mi sono sentito un pochino come smarrito, cioè non sapevo a che cosa stavo andando incontro, cioè non mi ha convinto completamente. Ripeto, bravo il doppiaggio italiano, dico Brignano, ma anche Serena Utieri funziona, alla fine non mi lamento di questo. Le canzoni sono molto semplici, non c'è niente di particolare. Una però è spettacolare, una delle prime, quando canta la Regina delle Nevi, che è
All'alba sorgerò, che è veramente ottima, che quella canzone da sola vale secondo me il pezzo del biglietto, veramente ben fatta. Ci sarebbero tante cose da dire, tante cose da salvare. Io in Frozen che salvo? Salvo l'aspetto visivo ottimo, salvo il personaggio di Olaf, salvo le due protagoniste, salvo forse il doppiaggio italiano, ma cioè, non è una cosa da salvare. Cioè l'atto finale, la scena finale la salvo. Però mi sono reso conto che tutto il resto è spento, proprio, non dico scialbo, brutto, proprio spento. Sembra quasi che è un film che delude e tu dalla sceneggiatrice di spacca tutto, non ti aspetti una cosa del genere. Perché non è brutto dal punto di vista tecnico, è brutto dal punto di vista della storia, la sceneggiatura è quella che non funziona. Non è proprio brutto, è proprio spento, è una cosa che ti delude, perché ci speri che sia un film Disney validissimo, qualcosa di grande, e poi trovi un film mediocre che non è niente di che, dei personaggi un po' così che non hanno niente di particolare. Non lo bocio del tutto, perché comunque è un buon film, è un bel film d'animazione, è meglio di molte altre cose che si danno in questo periodo, ma Frozen ha molti difetti, cioè molte cose sono messe lì così, a caso, e quindi non va bene questa storia, questa cosa. Ultima piccola parentesi, non l'ho visto in 3D, l'ho visto in 2D, meno male a questo punto. Però visto che gli effetti 3D comunque non c'erano, cioè non c'era chissà che cosa che poteva darmi una profondità nel 3D, nel film, prima del film, oddio santo, c'è uno dei migliori cortometraggi mai fatti nella storia del film d'animazione, dei cinema d'animazione, c'è uno dei migliori cortometraggi mai fatti, non tanto per l'impatto che ha dal punto di vista emotivo, perché rappresenta è un cortometraggio su Topolino ed è diciamo un mischiare la vecchia scuola dell'animazione 2D e la nuova scuola dell'animazione 3D. Però il corto è magnifico, è tutto in piano sequenza con una telecamera fissa su uno schermo, ma è bellissimo il modo in cui si muovono i personaggi, il modo in cui agiscono, il modo in cui parlano, ti vedi proprio tornare bambino. Quel cortometraggio è magnifico e forse è per questo che il film risulta ancora più spento, perché il corto prima si divora totalmente, Frozen se lo divora. È potente dal punto di vista visivo, sia emotivo, però è proprio bello. Cioè, tu dici di quei cortometraggi veramente ben realizzati. C'è veramente un grande, bel cortometraggio. Basta, chiudo qua. Chi l'ha visto, Frozen? Ok, c'è qualcuno che probabilmente non sarà d'accordo, perché ho sentito molti parlarne bene. Però a me non è che mi ha fatto impazzire, assolutamente. Cioè, non mi ha convinto. Non mi aspettavo chissà che cosa. Cioè, non è che vado là, mi vedo il cane, il film di animazione, no. Però si vede che c'è qualcosa che non va, cioè oggettivamente c'è qualcosa che non va, un film che magari queste sono state mie sensazioni, però manca qualche cosa, manca quella cosa che tu dici, che quando guardi il film dici porca miseria, se ci fosse stato un qualcosa in più, che forse non riesci neanche a capire, qualcosa di storia, qualcosa di personaggi, se ci fosse stato qualcosa in più Frozen mi sarebbe rimasto nel cuore, e invece Frozen purtroppo nel cuore non mi rimane. Ciao a tutti.